In vantaggio di 2-0, Bussolengo ha avuto bisogno solo di un attacco per concludere la serie scudetto in 3 gare. Ottava ripresa, situazione di tie break con Marrone in seconda base, una valida di Blanche e un tiro a casa base portano la formazione veronese ad avere corridori in seconda e in terza. Con Longhi in battuta, Bussolengo gioca per lo squeeze, ma il bunt non riesce, arriva fino a casa base Marrone e dopo la trappola Forlì commette l'errore che costa la gara, entrano 2 punti e Bussolengo può trionfare. L'abbiamo allenata quest'anno, non lo so quante, 1000 volte, la trappola. Proprio, vedi, sono ragazze giovani che al momento di chiudere la partita le manca ancora un pochino di esperienza. Noi continuiamo a allenarnos, a tirare fuori l'esperienza di questa partita. Certo che perdere in casa è dura, uno a volte non l'accetta, però proviamo a tirare il meglio di questa sconfitta. Al manager di Bussolengo Enrico Obletter chiediamo se gli è mai capitato di segnare 2 punti con uno squeeze sbagliato. 2 punti mai, quello è stato, diciamo, il de profundis per il Forlì, un po' di tensione, una trappola mal eseguita, purtroppo chi esegue i fondamentali nei playoff quasi sempre vince. Bussolengo comunque ha mostrato qualcosa di più nel complesso della serie. Quando si vincono 3 partite in una serie a meglio delle 5 esce fuori la squadra campione. Però onore e merito al Forlì che ha reso una serie interessante, difficile. Loro hanno messo tutto quello che avevano in campo, ma noi onestamente avevamo qualche cosa in più in pedana, per cui in questo sport il 90% sono i lanciatori. Comunque la squadra Bussolengo è una squadra ben organizzata, nel senso che hanno 3 giocatrici americane molto forti, sicuramente una squadra tecnicamente forte, tosta proprio. Noi abbiamo provato a portare una partita a Bussolengo e l'andata non è stato possibile. Qua hai visto tu la partita oggi, una partita molto stretta, però alla fine un errore, qualcosina decideva la partita. Il successo è stato un gran duello di lanciatori tra Vincent del Forlì e Waldrop del Bussolengo, che comunque ha lanciato un vero capolavoro di partita e ha chiuso con ben 13 strikeout al suo attivo. Tutte le volte che affrontiamo questa squadra è una gran battaglia, poi soprattutto sul loro campo. Siamo rimasti in partita, poi agli extra inning, magari in una maniera non convenzionale, ma siamo riusciti a vincere. L'attacco di Forlì ha mostrato troppa ansia a inseguire i lanci bassi dell'americana del Bussolengo. Penso che mi abbia aiutata molto il fatto che non mi avessero mai vista lanciare. L'altra nostra straniera usa molto il rise, io quindi ho cercato di tenere la palla bassa e come staff siamo riusciti a portare a casa la vittoria. La giornata dello scudetto di Bussolengo è stata anche la giornata di Sabrina Del Mastio, che oltre al titolo di campione d'Italia ha festeggiato la 1000ª partita nella Italian Softball League. Sono tanti anni, 1000 partite, non pensavo neanche di averle raggiunte, però è bello, un bel traguardo in una giornata felice e meno male, perché così difendiamo di nuovo, andiamo in Coppa quest'altro anno, poi non so se ci sarò, però intanto la squadra ci sarà. Ci sono ormai un po' d'anni che dici non so se ci sarò, ma ci sei sempre. Fatica, quando si vince poi si fa fatica a smettere. Io ci provo, ma è troppo difficile, però prima o poi dovrò prendere il guantone, vediamo.